Salvatore Vara, 83 anni di Greci, sembra essere scomparso nel nulla. Nessun indizio, traccia o segnale utile per ritrovare l'anziano che manca da casa dallo scorso 22 ottobre. Vara era in auto in attesa del figlio Giovanni, impegnato in un sopralluogo per motivi di lavoro in località Ripitella, a ridosso della statale 90. Giusto 5 minuti e quando il figlio è tornato presso l'auto non ha più rinvenuto l'amato papà. Le ricerche da parte dei vigili del fuoco, squadre speciali e carabinieri non hanno dato alcun esito. I figli di Salvatore Vara non si rassegnano. Nostro padre, avverte Giovanni, è stato preso da qualcuno. Sul caso la procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato. Si cerca chi quel giorno, al momento della scomparsa dell'anziano, è transitato lungo la statale o comunque percorreva la zona in auto o a piedi. Abbiamo sentito il legale che tutela la famiglia di Salvatore Vara, Carmine Bellaroba. Posso dire che le indagini sono ancora in corso, è di qualche giorno fa un incontro con il sostituto procuratore che molto gentilmente ci ha dato questa disponibilità e quindi abbiamo avuto un appuntamento con la dottoressa che segue le indagini direttamente. E sicuramente il fascicolo è allo stato rubricato con una ipotesi di reato. Attenzione, ipotesi di reato non vuol dire che naturalmente ne abbiamo la certezza, però le indagini sono indirizzate in questo senso. A seguito di una nostra istanza specifica, la dottoressa ha anche recepito alcune indicazioni che abbiamo potuto fornire e ci risulta, almeno per quello che possiamo dire naturalmente con il segreto istruttorio in corso, che siano state delegate delle indagini, delle operazioni relative alla istruttoria a compiersi. Si è in attesa dell'esito di alcune interpellanze, di alcune richieste effettuate dal sostituto tramite naturalmente la polizia giudiziaria e che potrebbero essere sotto questo punto di vista magari importanti se non determinanti nel capire, nell'individuazione di quale può essere stata poi la causa della scomparsa del signor Vara. I figli non si rassegnano, abbiamo detto via, prima Salvatore Vara sembra scomparso nel nulla, ovviamente voi chiedete comunque di tenere alta l'attenzione su questo caso che è davvero molto particolare. Quel pezzo di terreno è stato battuto palmo a palmo con l'intervento di cani molecolari, con l'intervento di elicotteri, per cui a questo punto si deve sicuramente escludere che il corpo si possa trovare riversato, diciamo, nel ciglio sottostante o che possa essersi trattato di un incidente intercorso al malcapitato che magari possa essersi sentito male. Il corpo purtroppo non si trova e l'area è circoscritta, quindi esclusa l'ipotesi che il corpo possa trovarsi lì, naturalmente sono aperte tutte le altre ipotesi, perché così come diceva il signor Vara possono essere quelle del rapimento, quelle dell'aggressione, qui poi vedremo a quali fini, qualsiasi altra ipotesi che naturalmente è al vaglio degli inquirenti e attendiamo anche noi qualche risposta.